tutti e benvenuti. Siamo già riusciti ad accendere il microfono, quindi il primo ostacolo l'abbiamo superato. Il titolo di questo incontro è alquanto impegnativo: strategie di promozione turistica e grandi eventi di sport e cultura tra sostenibilità e sviluppo. I relatori sono importanti, qualificati ovviamente. A me spetta solamente il compito di fare un po' da vigile urbano, ma vi spiego un attimino come abbiamo intenzione di strutturare questo paio d'ore, queste due ore scarse che trascorreremo in compagnia, spero in maniera proficua. Dopo l'introduzione del presidente di Promo Trieste faremo un primo giro con i relatori, che vado comunque subito a presentarvi, anche se vedo che la platea è di addetti ai lavori e quindi diciamo che ci conosciamo. Maurizio Bucci, assessore al turismo e promozione del territorio per il comune di Trieste. Stefano Pace, soprintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Mitja Jaluz, il nostro velista, presidente della Velica Barcole Grignano, l'uomo barcolana a Trieste, e alla mia destra Francesco Comotti, che ha come sottotitolo un destination manager, che è un titolo molto, molto accattivante, molto importante. Però in attesa del vicepresidente della giunta regionale Sergio Polzonello, a quale spetterà poi di chiudere, di tirare le file di quella che è stata questa nostra chiacchierata, cominciamo con l'introduzione di Umberto Marusà, che è il presidente del consorzio Promo Trieste. Dopo di lui ci sarà una prima serie di interventi, ma noi vorremmo poi impostare la seconda parte della nostra chiacchierata sui temi turistici, proprio a livello di, permettetemi, di talk non televisivo, perché cercheremo, anche sono sicuro che non ci metteremo a urlare e litigare, però sicuramente cercheremo di interagire fra di noi, e perché no, se ci saranno anche degli interventi, di chiarimenti e delle domande, potremo anche coinvolgere la platea, che come detto vedo qualificata e sicuramente pronta ad inserirsi in questa nostra discussione. Umberto Marusà, presidente Consorzio Promo Trieste. Grazie Giovanni, buongiorno a tutti voi, grazie per questa presenza così numerosa e qualificata. Ho dei numeri, pochi, ma per introdurre. Gli ultimi numeri a disposizione riguardano i dati del turismo nel comune di Trieste dal confronto fra 1 gennaio e 30 novembre del 2015 e l'analogo periodo del 2016. L'alberghiero fa per gli arrivi un più 1,60, per le presenze più 5,10. Le affittacamere fanno un più 67%, percentuali evidentemente poi considerate per quelle che rappresentano. Bed and breakfast più 7,40, gli agriturismo e i campeggi più 18%, le case private più 21%. Il totale degli arrivi sono un più 5,60%, il totale delle presenze è un più 8,40%. Sono numeri importanti, sono numeri che ci consentono di parlare sempre più spesso di turismo. A Trieste se ne parla molto, per un motivo che forse con un po' di ritardo abbiamo capito l'importanza economica, il valore economico della voce turismo, e poi anche per un motivo di emotività, perché a tutti noi fa piacere sapere che, come qualcuno viene a visitare a casa nostra, c'è gente che ama venire a visitare la nostra città, che, come succede sempre, per chi c'è nato rappresenta un legame affettivo ed emotivo molto forte. Quindi molti ne parlano, talvolta anche senza conoscere esattamente i contenuti, lo scenario e la problematica. Io non sono un esperto di turismo, come ho detto in una sala qui vicino 2 mesi fa,
ho fatto altro nella mia vita, mi hanno insegnato a fare strategia e quindi, paracadutato in questa struttura che non conoscevo, ho cercato di capire. Allora, fare strategia può sembrare una parola esageratamente grossa, in realtà nel buon senso si capisce, fare strategia vuol dire conoscere quello di cui stai parlando, quindi esaminare quelli che sono, quello che è lo scenario di riferimento, poi se ci sono degli obiettivi, ci diamo degli obiettivi all'interno di questo scenario, individuiamo le risorse che abbiamo a disposizione, decidiamo gli strumenti che vogliamo utilizzare, tempifichiamo la nostra azione e poi soprattutto verifichiamo i risultati. È buon senso, ma la strategia questo significa. Ci sono delle strategie soprattutto destinate alla comunicazione, alcune parole chiave: continuità nelle azioni, omogeneità nei messaggi, incisività degli strumenti. Le strategie di promozione turistica fanno la stessa cosa, non è che stiamo parlando di un mondo diverso, utilizzano le stesse metodologie per arrivare ai risultati che uno si prefigge. Qui mi si concentra una piccola parentesi fra strategie e marketing, argomenti che con l'amico Comotti abbiamo affrontato più volte trovando diciamo una convergenza sostanziale. Sono la strategia di comunicazione e il marketing sono due gambe di un uomo che vanno nella stessa direzione. Il marketing vende un prodotto, la strategia informa e orienta il marketing su quale tipo di prodotto concentrarsi e prepara il territorio affinché questo prodotto sia ben accolto. La regione attua delle strategie di marketing molto accentuate, investendo anche risorse sensibili. Utilizza come leve principali, gli operatori del settore lo sanno, alcuni prodotti che sono il golf, il bike, il mare, la montagna. Trieste gode relativamente, ecco, potrebbe godere del bike, però insomma, con tutte le colline deve essere un bike molto sportivo. Trieste ha bisogno di una strategia diciamo di marketing e di comunicazione diversa. Nel primo comitato di indirizzo, qui abbiamo avuto l'onore di avere la presenza del vicepresidente della giunta regionale, abbiamo svolto il comitato di indirizzo di Promo Trieste, abbiamo svolto questa considerazione, abbiamo trovato, devo dire, una grande apertura sull'accogliere e sulla necessità, accogliere le indicazioni e una necessità di una politica di promozione e di marketing specifica per la nostra città. Anzi, siamo andati anche oltre, lo stesso Bozzonello penso che dopo lo confermerà, ha indicato Trieste come una leva che può spingere anche gli altri progetti di promozione turistica della regione, come diciamo variabile competitiva in più. Ma siamo noi, come interlocutori, che dobbiamo dare indicazioni alla regione su quali sono i contenuti di questa specificità che vogliamo valorizzare. A monte di ogni strategia, dicevamo prima, ci sta la conoscenza del soggetto che abbiamo di fronte. Quindi nel caso specifico parliamo di uomini famiglie che scelgono di venire nella nostra città a passare, mediamente l'avete intuito dai dati, un giorno e mezzo, due giorni, questo è diciamo il soggiorno medio di un turista, e quindi conoscere chi è questo interlocutore. Allora, diciamo che qui dentro ci sono molti operatori del settore, ognuno di loro conosce il suo pubblico, quindi probabilmente sa, e ne ho parlato con molti di loro, mi dicono, beh, i nostri sono essenzialmente, vengono di qua, vengono... Però complessivamente noi di tutta questa gente nuova che viene a Trieste poco sappiamo. E questo è stato uno dei motivi per cui appena arrivato, rientrato a Trieste, ho proposto, e spero di chiuderlo, ormai è a livello di Senato accademico, un accordo quadro con l'Università di Trieste che ha delle competenze specifiche molto interessanti su questo settore, per un osservatorio sul turismo che ci dica, possibilmente che ci dia in tempo reale i numeri statistici, perché sapere esattamente, come avete visto, vi ho dato i dati del 2016, anzi in novembre 2016, sarebbe interessante avere dei dati più aggiornati anche per...
conoscere in tempo reale, ma soprattutto per fare delle indagini qualitative. Qui noi abbiamo avuto un grande istituto di psicologia che assolutamente ha mantenuto le competenze specifiche, e quindi conoscere chi viene qui a Trieste, per quali motivi viene, soprattutto se torna indietro soddisfatto di quello che ha trovato. Per fare un'ipotesi di questa natura, abbiamo fatto per portare avanti un progetto di questa natura, abbiamo fatto un'ipotesi. E l'ipotesi è che il fruitore di Trieste è un uomo, è un personaggio di media-alta collocazione culturale, ha forti interessi storici, culturali, sportivi, e attratto da quelli che sono, che sembrano essere, diciamo, il condizionale, i punti di forza di Trieste come attrattiva turistica, la cultura. Trieste è una città della cultura, si respira cultura ed è conosciuta per essere tale, e il mare. Trieste vive il mare in una maniera pressoché unica rispetto anche alle altre città italiane. Non lo dico io, ma ho detto dei poeti assolutamente più importanti e con parole migliori delle mie, ma il mare si respira, cioè lo si vede, e si vive nella cultura della gente che lo abita. Quindi questo uomo che ha questo tipo di attitudine viene attirato da Trieste, per quello che ne conosce, ha la possibilità di implementare la sua visita con delle particolarità. Noi abbiamo un introterra triestino forse poco ancora valorizzato dal punto di vista turistico, mi riferisco a quelli che sono i possibili percorsi carsici, dalle grotte ai percorsi dell'olio che abbiamo presentato nel recente Olio Capitale, i mari nascosti di Trieste, che ho letto un libro interessantissimo su queste opportunità di vedere il mare in posti che non sono solo la diga, ma ci sono anche altri, estremamente interessanti. Se questo è il nostro target, va informato adeguatamente. A questo target si possono aggiungere dei grandi attrattori, che sono sicuramente il parco e il castello di Miramare, uno dei siti più visitati in Italia in termini assoluti, 250.000 visitatori dentro il castello, pensate che significato. I siti museali, il futuro Parco del Mare, su cui dirò dopo qualche parola. Tutti questi elementi ci portano a identificare un target e porci un obiettivo. L'obiettivo che in questi anni, per i prossimi 1 o 2 anni, possiamo darci è quello di aumentare la fruizione turistica di Trieste, soprattutto allungandone la stagione. È una considerazione normale: se noi in alta stagione siamo quasi saturi, quindi dobbiamo avere la capacità di allungarla. Per allungarla dobbiamo costruire delle ipotesi, dei pacchetti turistici, un'azione di promozione tale per incentivare tutti coloro che hanno quelle caratteristiche che dicevo prima a venire a passare 1 o 2 giorni qui, attraverso un'azione di commercializzazione, attraverso un'azione di comunicazione che informi e motivi, lavorando sulla notorietà, sull'immagine di Trieste. Apro una piccola parentesi, riflettiamo su quello che è stato fatto a Trieste negli ultimi 30 anni, negli ultimi anche 40-50 anni. Quando io ero bambino, Trieste era conosciuta in Italia, intendo, come la città italiana da recuperare. Parliamo del tempo in cui gran parte dell'Italia pensava che tra Trento e Trieste ci fosse un ponte. Poi c'è stato un periodo di oscuro in cui siamo stati dimenticati. Parlo sempre come immagine nazionale, in realtà qui avvenivano tante cose, tante industrie sono insediate, ma come immagine nazionale. Poi a un certo punto Trieste ha avuto un suo rinascimento, che è dovuto non a un'unica cosa, a tante variabili, a cominciare dai sindaci che abbiamo avuto dei sindaci importanti che si sono imposti all'attenzione. Non lo voglio dire per piaggeria per l'attuale amministrazione, ma sicuramente Roberto Di Piazza è stato uno di questi, sicuramente per l'istanza politica Riccardo Illy lo è stato, gli ha portato un'immagine positiva anche attraverso la sua persona, che ha rimesso Trieste sotto l'attenzione dell'opinione pubblica.
ma oltre a questo, oltre al ruolo dei sindaci, sono state fatte tante cose, grandi mostre, grandi eventi. Trieste è tornata in un circolo di attenzione mediatica che è quella che influenza poi il nostro interlocutore, il target di cui parlavamo prima. E non dimentichiamo, questo è un episodio che mi è successo l'altro giorno, ero a Verona in un taxi, il tassista ha sentito che parlava di Trieste e dice: ah, Trieste, l'ho vista ieri sera in un film, io non l'ho vista, si chiama La Porta Rossa. E obiettivamente l'immagine di Trieste nei film non solo l'ha fatto vedere bella, è anche raggiungibile. Io ricordo un'immagine che notai con curiosità in Gomorra, in cui si vedeva che alcuni incontri, vabbè, parliamo di un ambiente non sicuramente salubre, alcuni incontri avvenivano qui nel Porto Vecchio. Questo ti dà l'idea che Trieste è raggiungibile. Purtroppo noi sapevo bene che non è tanto così, perché le problematiche ancora ci sono, però l'ha riportata l'attenzione di quel target che poi abbiamo visto ha cominciato a venire. I grandi eventi in tutta questa questione hanno svolto un ruolo fondamentale. Molto spesso parliamo di grandi eventi pensandolo fine a se stessi. La Barcolana, di cui abbiamo oggi qui il nostro presidente, è uno di questi. Da quanti anni è? 30 anni? No, 50 anni. 50 anni. L'importanza della Barcolana, a cui vengono vicino anche altri eventi, la Parisella, il Premio Lucchetta, le attività sportive, sono tutti momenti in cui il nome di Trieste circola. Abbiamo qui non solo un grande conduttore, un grande giornalista, ma il presidente, non mi pare Giovanni, se dell'Arma Trieste. Parlare dell'Arma Trieste, al di là delle sue vicende sportive, significa che i giornali, dopo vi tratterò per un'ora. E quindi, nell'opinione pubblica, noi diamo dei messaggi continui, cioè Trieste c'è, Trieste è attiva, Trieste fa delle cose, Trieste è il mare della Barcolana, e sono tutte iniziative che in qualche maniera costruiscono l'immagine della città. Per non parlare di alcuni aspetti, come dire, economici. Io un giorno stavo in Puglia, tanti anni fa, ero a cena con i produttori d'olio, e uno mi dice: ah, tu sei di Trieste, domani vado lì. Cosa viene a fare a Trieste? Olio Capitale. Non sapevo che cosa fosse. Dico, la più importante manifestazione d'olio che viene in Italia, ragazzi, a Trieste, organizzata dalla nostra Camera di Commercio. Io ho avuto la fortuna di vederla 2 settimane fa, ragazzi, è una grande cosa. Come altrettanto l'iniziativa del caffè, che sia a Trieste Espresso Expo, incredibile, ma sapete quanta gente è venuta a Trieste in quell'occasione? Cioè, gli alberghi erano strapieni. Ecco, tutte queste cose creano l'immagine e la reputazione di Trieste. Sono un patrimonio di tutti noi. Ed è importante che siano continuative, è importante che siano omogenee col messaggio che vogliamo dare. Sarebbe estremamente sbagliato pensare che creiamo un evento enorme, incredibilmente grande, ci buttiamo dentro una decina di milioni e facciamo l'interesse. No. Perché da un evento importante, dopo 3 settimane, per quanto sia stato, ce ne siamo già dimenticati, il fatto che sia venuto a Trieste è marginale. In realtà noi dobbiamo lavorare sulla continuità, sull'omogeneità dei messaggi. È così che si crea motivazione e voglia di conoscere un pochino di più. Gli eventi quindi abbiamo visto che sono fondamentali nella costruzione dell'immagine che poi è propedeutica per il marketing. Le risorse con cui si fanno questi eventi sono sempre di meno, quindi dobbiamo dare una grande attenzione a come le spendiamo. Un esempio, spero che sarà virtuoso, di come si può creare una linea di eventi, è una cosa che avremo l'onore di organizzare assieme all'amministrazione regionale e che è il progetto su Maria Teresa d'Austria. Ne parleremo in un'altra occasione, ma è un esempio calzante di come si può fare un progetto senza spendere particolari risorse, finalizzato a valorizzare la città di Trieste come destinazione che ti consente di percorrere il territorio
ricostruendo le sue origini storiche, nel caso specifico il ruolo dell'imperatrice d'Austria, ma ne parleremo, diciamo, in altre occasioni. Ma si pensi solo, per esempio, abbiamo qui non a caso invitato il sovrintendente del Teatro Verdi, al valore in termini di immagine e anche di promozione turistica del Teatro Verdi, che è molto superiore a quello che noi ce ne rendiamo conto. Io ne ho avuto consapevolezza perché da alcuni anni il consorzio che presiedo ha attivato un progetto che si chiama Trieste di Vita all'Opera. Ecco, tutti i biglietti che noi abbiamo a disposizione li vendiamo. Se avessimo il triplo di biglietti li venderemo. E quella è tutta gente che viene qui, conosce il Teatro Verdi. Io glielo do il triplo. Allora, è così, quindi parliamone anche perché nell'ambito di Maria Teresa potremmo studiare qualcosa di specifico, non l'ha sentito ma spero che poi glielo riportino. Il Teatro Verdi è un'attrattiva, è chiaro che si abbina anche ad altre cose, ma fa parte di quella capacità che Trieste ha di porsi come centro attrattiva culturale in cui tra le altre cose posso andare in un bellissimo teatro a vedere, ad ascoltare buona musica. Tutte queste iniziative, queste realtà, sono il nostro patrimonio. Dicevo prima delle risorse, intervenire e finanziare questo tipo di attività è meritorio. Qualche volta ho l'impressione che non c'è grande, che questo sentimento di positività non è così unanime. Non c'è, mi domando quanta consapevolezza ci sia del ruolo di queste iniziative. Ad esempio, io non ho trovato, non ho visto che nessuno sia particolarmente agitato, nessuno, come si usa dire oggi, in sorga, perché il fatto che una manifestazione che io non ho mai visto e non conosco, IZ, non venga più fatta. Perché io ne ho sentito parlare dopo, mi hanno detto che era una grande iniziativa, questa signora Franchin che non conosco, non ho mai visto in Italia, l'ha portata a Trieste con grandi risultati di immagine. Il fatto che non venga fatta è una negatività, non mi sembra che ci sia la consapevolezza di questa, appunto. Poi la stessa Bavisella, se si trasformerà in Trieste Marathon, è perché qualcuno che ci tiene a quell'evento lo vuole fare per se stesso, perché vuole, ma il valore d'immagine della Bavisella non ho visto nessuna riflessione, abbiamo fatto noi un piccolo comunicato una volta, ma non ho visto una grande partecipazione. E approfitto per parlare di una cosa che mi entusiasmava quando ero bambino, la Trieste piccina. È finita e per fortuna oggi abbiamo un assessore, che questo è l'universale, che l'ha rilanciata e speriamo che diventi un evento annuale, continuativo, che è assolutamente in sintonia con quelle che sono le immagini complessive della città. Quindi il problema che io mi pongo è quanta consapevolezza abbiamo del valore di questi grandi eventi. Non posso non dirvi che ho sentito riguardo alla Barcolana molti operatori, imprenditori, pubblici amministratori affermare che la Barcolana ormai va bene, la Barcolana si mantiene da sola, la Barcolana fa sì, ma io guarda, tutto sommato penso che ridurremo gli investimenti per chi investe, oppure anche sminuendo un po', come quest'anno la Barcolana ha fatto meno ospiti, meno pranzi, meno. È un grosso errore. Il valore della Barcolana, ragazzi, non è quanto fattura la tua azienda in quell'anno, ha un valore di immagine, pari agli altri eventi che ho detto prima, di estrema importanza. Allora, con questo non voglio dire che bisogna lasciare la guardia delle risorse, bisogna distribuirle, bisogna valutare, ma tagliare un evento, non parlo più della Barcolana come dice, e non porsi il problema di che significato, che ricaduta negativa ha sulla reputazione e sull'autorità della città, è un errore che non possiamo permetterci. Come sistema triestino, che vede nel turismo, per cui dicevo prima, una variabile competitiva e economica in fondamentale. Quindi consapevolezza, si può anche decidere, ragazzi, di chiudere il mio libro, però dobbiamo essere consapevoli di cosa facciamo, se i soldi non ci sono, c'è più di dire. Ma
dobbiamo sapere che, che chiudiamo per, e le conseguenze sono quelle. Concretezza e razionalità. Consentitemi due parole, non parliamo di grandi eventi, sul parto del mare. Io nel 2004 stavo a Parigi, facevo tutt'altro, Trieste me l'ero quasi dimenticata. Per un caso fortuito mi sono trovato a cena con il presidente della loro Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti. Lui era a Parigi perché aveva appena avuto la notizia che eravamo stati esclusi dall'Expo. Ci siamo visti a cena, ho pagato io la cena, quindi quando in un bellissimo locale, e Antonio mi disse: guarda, abbiamo perso, c'era anche lui imprenditore gestito, ricordo, però io sono l'idea, rilanciamo con il parto del mare. Beh, lo trovai geniale, geniale che di fronte a sconfitta rilanciamo, con un'idea che mi sembrava molto buona. Io sono stato sempre un grande fruitore dei parchi marini e degli acquari, fin da piccolo andavo a vedere il pinguino Marco, e quindi mi sembrava veramente una grande idea. Turisticamente mi sembra interessante. Dopodiché, io capisco che si possa decidere, quanti anni sono stati? 12, 13. Si può discutere, ma discutiamo con concretezza e razionalità. Allora, ho apprezzato il contributo del Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio Parigi, che ha posto un problema condivisibile. Faccio fatica ad accettare che facciamo grandi polemiche sugli aspetti estetici. Non so, ragazzi, non so chi di voi passa davanti in barca al Porto Lido. Il Porto Lido è un ammasso di lamiere, una brutta caserma della Guardia di Finanza, ed è una vergogna che un posto che Trieste si apra sul mare sia così brutto. Quindi fare della polemica su una cosa come questa, puntando su questi argomenti, mi sembra poca cosa. Il parco del mare, secondo me, è un'opportunità turistica e culturale per la città importante. Affrontiamola e discutiamola con serietà e concretezza, non lasciandoci andare a polemiche assolutamente poco concrete e probabilmente strumentali. Lo stesso argomento della concretezza lo voglio dedicare, soprattutto perché vedo l'amico Franco Napo qui davanti, alla congressistica. Sulla congressistica anche qui ne ho sentite di tutti i colori. Allora, è vero che la congressistica è un momento riflessivo ed è vero forse che Trieste non è più quella sede congressistica che forse anni fa c'era. Però, ragazzi, c'è una concessione che è stata data a una società privata che è ben gestita da Franco, una società che dato ha portato anche sull'affitto delle sale degli utili interessanti, di cui sarebbe anche bene darne qualche volta espressione, farlo conoscere. Nessuno, quando ha fatto la concessione, ha ben pensato di mettere una regola di governance in cui si decide che, essendo un valore, perché il centro congressi è un valore per la città, di cui tutti sono consapevoli, anche l'altro penso che sia consapevole. Però, ragazzi, noi abbiamo fatto questa scelta, loro fanno i loro interessi, che sono una società privata, troviamo una soluzione, ma è inutile far polemica. Lavoriamo insieme perché questa congressistica possa ridecollare nell'ambito. Io sto da qualche mese trattando con NAP per fare un accordo con TTP e Trono Trieste, lavorino insieme per promuovere, non per cogestire, perché non c'è senso la cogestione. Perché la cogestione fra uno che ha la concessione e uno che può portare solo del lavoro non ha senso. Lavoriamo per fare promozione, lavoriamo per portare i congressi. Siamo consapevoli che abbiamo un centro congressi che ha i limiti che ha, che sono dei limiti, a noi piace perché è bello, a molti nostri fruttori piace perché ho visto una bellissima manifestazione, tra cui l'ultima che mi piace citare, Parole Ostili, grande manifestazione di grande immagine per la città, ben organizzata, messa in un posto meraviglioso. Però obiettivamente un congresso da 1000 persone lì non ci va, e quindi sono i congressi redditivi che noi farebbero molto comodo. Facciamo il massimo di quello che abbiamo, quindi c'è la proposta che vi ho fatto a Nato, che porto avanti, è: facciamo insieme la promozione, facciamoci aiutare dalla regione per far sì che la congressistica ci aiuti ad allungare quel periodo di
fruizione delle nostre strutture, sia alberghiere che diciamo di ristorazione, come avveniva una volta. Quindi, se parliamo di concretezza, nuovo centro congressi, si può fare ragazzi un centro congressi? Io ho un progetto che ho visto e ho prelevato a Verona, 30 milioni di investimento, si fa un centro congressi a 5.000 posti. Vi posso anche dire che c'è chi è disposto a metterli, se gli dai vicino la possibilità di costruire copertura. È una scelta più politica, uno si ragiona, si può fare, poi però tenete conto che gli squilibri ci sono. Se io mi pago un centro congressi con 500 camere in più, non vedono i miei albergatori dove sono, e si pone un problema, quindi ragioniamo su cosa si può. Il centro congressi si può fare. È una delle cose che sto battagliando con la regione, sono spiace che Bolsonaro sia ancora arrivato, perché Bolsonaro ha detto che Trieste deve essere la capofila della congressistica regionale. Noi siamo pronti con quello che abbiamo, pronti a fare il meglio. Quindi mi arrivo veramente a finire. Il turismo è una risorsa, ha bisogno di risorse. Le risorse non necessariamente devono essere solo pubbliche. I privati, secondo me, devono avere una cultura del turismo e anche dell'investimento. Quando dico privati parlo di tutti, più sensibile. Il territorio non è una risorsa solo da sfruttare, ma da valorizzare. Bisogna investirci. È uno sforzo economico, ma ancora di più culturale. Oggi forse è necessaria a Trieste, correggetemi se sbaglio, una cultura del turismo e dell'accoglienza più sviluppata. E da questo punto di vista, al di là delle polemiche che ho letto con disinteresse, penso che l'azione che Maurizio Pucci sta facendo di mettere al centro della politica del comune il turismo sia assolutamente meritoria, perché sia in termini di attitudine all'accoglienza, sia in termini di sensibilità imprenditoriale a fare investimenti in questo senso, dobbiamo ancora marciare. Tutto questo, adesso taglio alcuni pezzi, ci pone in una prospettiva di Trieste, non solo può fare il suo interesse, ma può essere il traino anche del turismo della regione, questo il Pozzovello ci ha già detto, e io allargo anche ad altre aree extraterritoriali, la Slovenia e la Croazia, dove secondo me possiamo fare un ottimo lavoro. Per ottenere questi risultati dobbiamo fare sistema, lavorare tutti insieme, richiedere quello che vi ho detto prima all'amministrazione regionale, un'attenzione particolare sulle nostre specificità, mettere insieme pubblici e privati che devono lavorare insieme ed utilizzare Promotrieste. Chiudo con questo. Promotrieste che cos'è? Quando incontrai il sindaco di Piazza il giorno dopo la sua elezione gli dissi: se Promotrieste non ci fosse dovrebbe essere inventata. Promotrieste è una storia travagliata un po' alle spalle. Promotrieste gestiva il centro congressi, ha perso il centro congressi, le fonti sul finanziamento sono cambiate, ha provato a reagire con un nuovo statuto che l'ha resa una società privata, ci ha creato molti problemi tutto questo, però è una struttura unica e indispensabile per concretizzare le strategie della regione, questo Bolsonaro ce l'ha confermato. Perché mette insieme tutti i portatori di interesse del turismo attraverso il comitato di indirizzo. E quindi è una struttura che sarebbe veramente un peccato perdere, e noi assieme al mio direttivo stiamo facendo veramente il massimo per poter trasformare questa struttura e renderla compatibile con questa nuova situazione. Quindi mi rivolgo direttamente al nostro assessore. Noi, Maurizio, siamo pronti a cambiare lo statuto, abbiamo diverse soluzioni di statuto che possiamo fare, stiamo lavorando sui fondamentali, quindi per rendere sostenibile la presenza della pubblica amministrazione dentro. A questo punto aspettiamo solo che tu ci chiami, perché abbiamo bisogno che tu ci dia la tua indicazione, ma noi siamo pronti a fare quello che già cerchiamo di fare, cioè essere un punto di riferimento dell'amministrazione regionale nelle sue strategie di promozione, ma essere il braccio operativo anche del nostro comune. Speriamo che il nostro comune entri a presiedere il comitato di indirizzo come sua finalità.
organizzazione. E te lo voglio dire, Maurizio, se riusciamo a superare tutti i problemi che ci sono, di cui sono consapevole, e possiamo lavorare insieme, possiamo fare grandi cose per Trieste. Grazie. Grazie a Marusan. Salutiamo il vicepresidente della giunta regionale Sergio Bolzonello, che ci ha raggiunto direi puntuale perché, perché stanno per cominciare. Riassumeremo l'intervento di Marusan. I latini dicevano in cauda venenum, e in questo caso io direi che nella coda c'è la notizia. Parlo da giornalista, perché mi pare che la chiusura dell'intervento di Marusan offra sicuramente uno spunto per i colleghi, perché viene tesa la mano, che speriamo sia reciproca, al Comune di Trieste per superare quelle che erano le impasse che avevano indubbiamente penalizzato in passato l'attività di Promo Trieste. E Umberto ha buttato là due o tre argomenti, mi pare, no? Quindi vi rassicuro, finiremo attorno alle 23 questa nostra chiacchierata, perché se basta, perché ne ha sviluppati, ce ne ha proposti veramente più di uno. Io ho cercato di sintetizzarli, saranno però i relatori ad andarli a toccare. Io pregherei intanto il primo giro di interventi, lo facciamo da lì, se siete d'accordo, quindi tocca a Maurizio Bucci, che può sicuramente avvicinarsi al palco da dove parlare. Non so se è un esperto di marketing, però io gli farei i complimenti come uomo marketing, se non altro per il concorso che hai detto, che è finito, un risultato l'ha ottenuto, mi pare, no? E dopo non so, utilizziamo come attraverso, però sicuramente ha fatto parlare molto a Trieste e non solo questa sua idea, quindi io gli faccio personalmente da uomo di comunicazione i complimenti. E adesso sentiamo il suo intervento. Aggiungo un ultimo stimolo. Io sono sempre stato critico sulla vocazione turistica di questa città, che sicuramente Trieste non ha avuto negli ultimi anni, ma credo che possiamo essere consapevoli del fatto che ci stiamo sforzando, al di là del volentieri, ma stavo per chiudere, ci stiamo sforzando ad averla, e credo partire proprio da questo. Se acquisissimo gli operatori che lavorano in questa città una vocazione turistica, un pensiero che forse in una città turistica bisogna lavorare 365 giorni all'anno, penso che sarebbe già un grosso passo in avanti. Vediamo cosa ne pensa l'assessore. Grazie. Allora, intanto 30 secondi di ringraziamento a voi tutti per la vostra presenza, perché finalmente si parla di turismo, finalmente si comincia a capire che il turismo è economia, è industria, è soldi, è sviluppo economico. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di turismo, si parlasse di giocattoli, di cose così effimere, di cose non sì, piacevoli, ma di fatto non un valore economico per la nostra città, per il nostro paese. Purtroppo il nostro paese continua a non capire la potenzialità del turismo. Il paese che ha le più grandi potenzialità al mondo, questo lo sappiamo per tutta una serie di fattori, e paradossalmente i governi di destra, di sinistra, differenti, si sono succeduti nella storia, non hanno mai voluto capire l'importanza di questo comparto, non dedicando a quello che io giudico il ministero più importante del nostro paese, il ministero del turismo. È sempre stata data una delega in aggiunta e non la giusta funzione. E qua ritorniamo a livello locale. Io non ho preparato nulla, andrò a braccio, il mio intervento sarà brevissimo, se no voi tra un quarto d'ora cominciate a buttarvi fuori dalla finestra. Quindi sono venuto qui per scuotere la coperta. Sono venuto qui per trasmettervi in 30 secondi qual è l'indirizzo dell'amministrazione comunale. Vedo il Presidente Gabrielli del Consiglio Comunale, che ringrazio per la sua presenza, e due Presidenti delle Commissioni di riferimento, Casone e Pantega. Loro hanno subito in Consiglio Comunale la presentazione del piano del turismo dell'amministrazione comunale, 57 slide, quasi due ore di presentazione, sarebbe stata davvero una cattiveria farla oggi. Quindi ve ne faccio grazie. Sono qui per dirvi che l'amministrazione comunale crede di avere le idee chiare,
l'obiettivo è di coordinare l'immagine della città di Trieste attraverso una rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale passa attraverso il principio che il turista va gestito e non subito. Oggi noi subiamo il turista, il trend è un trend in crescita da tempo, per tutta una serie di motivazioni, non grazie all'operatività, o meglio, in parte grazie all'operatività svolta, ma bensì a seguito di tutta una serie di circostanze, non ultima ovviamente il fenomeno della sicurezza. Lo vediamo, non più tardi dell'altro ieri, i fenomeni che creano tensione, il turista oggi è un'altra figura, il mondo è cambiato, signori. Una volta si andava in agenzia viaggi e si diceva: dove la me manda in vacanza? Vado in barca o la me dà un aereo? Che dove è più bello? Non funziona più così. Oggi il turista si sceglie la destinazione davanti alla TV con il tablet, il turista identifica la destination sulla base delle sue emozioni e spetta al territorio intercettare le emozioni del nuovo sistema di turismo. Quindi rivoluzionare completamente il sistema di comunicare, ovviamente attraverso i sistemi informatici, che sono il miglior sistema e sicuramente il più economico per cercare di attrarre l'attenzione del turista, ma tutto questo deve essere completamente rivoluzionato. Un wall, un manifesto in rete non serve a nulla, serve un sistema informatico che attiri l'attenzione e diventi forma integrante di chi cerca la sua destinazione di vacanza. Questo è l'obiettivo che l'amministrazione comunale vuole fare attraverso tutta una serie di progettazioni che non sono qui ad elencare, non mi interessa. Mi interessa molto di più dibattere sull'argomento con voi che siete in buona parte addetti ai lavori. Si è parlato di eventi perché anche questo è un tema ricorrente. Gli eventi sono fondamentali. Fondamentali perché, come ho detto prima, l'Italia è bella. Sono tutte le città d'Italia sono belle. E non è che ce la raccontiamo, ci giriamo intorno, Trieste è bella, se abbiamo il mare, tutta l'Italia è il mare, tutta l'Italia ha delle splendide chiese, tutta l'Italia ha del sistema food eccezionale. La cultura la troviamo in ogni dove, quindi la concorrenza del nostro paese è una concorrenza altissima, spetta a noi a creare, a scattare quell'emozione che gli altri non sono capaci di vendere, attenzione, non di avere. È solo una questione di marketing. Vendere mutande o vendere una città è la stessa cosa, bisogna saper vendere. E l'ho già citata per tantissime volte e lo farò anche oggi, quando che cito sempre la statuina di Copenaghen, lo dico sempre, chi ha avuto l'occasione di andarla a visitare, ti fai tanti chilometri, certo Copenaghen è una splendida città, come diciamo noi anche Trieste è bella. Vai a Copenaghen, non è manco in centro sta statuina, è anche fuori, arrivi lì in sto parco e trovi sta statuina a 1,20 m, appoggiato su uno scoglio, ti senti un deficiente, prendi il telefonino, ti fai il selfie per giustificare la strada che hai fatto. Bravi, bravi, complimenti. Questo è il modo di far turismo. Capacità di comunicazione, capacità di emozioni. Questo è l'obiettivo che la città di Trieste dovrebbe fare. Anche e soprattutto, io credo fermamente sul principio delle grandi manifestazioni, dei grandi eventi, che devono essere eventi ricorrenti. L'esempio lo citeremo ancora, ed è giusto che il presidente della Barcolana sia qui, perché è l'evento principe, è l'evento modello. La Barcolana è il modello, perché è nata da una banalissima festa sul mare, lo sappiamo, dottore che ce lo raccontiamo tra di noi, per far finalmente diventare l'evento Barcolana. Quindi la 10 giorni della vela, identificare la città con delle caratteristiche. Bisogna, e credetemi, l'obiettivo sicuramente ambizioso, ma certo di questa amministrazione, di farne una al mese. I titoli ce li abbiamo già, il cassetto già pieno, non bisogna aver paura di farla. E credetemi, il problema non è paradossalmente neanche i soldi. Non sono il problema i soldi, il problema sono le idee, la capacità, l'entusiasmo e la passione, soprattutto far accendere quella miccia degli organizzatori degli eventi, e qua ho il presidente del comitato Emilio Berbin, perché è stato citato prima dalla salita dei campioni, che si terrà la prossima settimana, un'iniziativa che esplosa. È diventata una cosa eccezionale grazie alla passione, al cuore, all'entusiasmo e ai sponsor che si sono avvicinati. Tutti quanti dicono la città di Trieste è una città arida degli sponsor. Vale, non siamo noi capaci di vendere un prodotto che sia all'altezza degli sponsor. Questa è la grande differenza, perché è troppo facile dire: ha ragione, l'abbiamo qua, ovviamente io gli domanderò soldi al vicepresidente, perché è normale, come pubblica amministrazione, però non deve essere la pubblica.
l'amministrazione a mettere il denaro, deve essere il sistema ad avere la capacità di farlo, ma l'organizzazione deve essere un evento sufficientemente accattivante affinché gli sponsor si avvicinino, e questo è possibile farlo, e uno degli esempi è proprio la salita dei campioni, la rievocazione con grande coraggio della triste piscina, un evento che ci è esploso in mano, abbiamo avuto una partecipazione oceanica dei volontari, di gruppi, di persone che vengono da tutto il mondo. Mi rammarica soltanto che forse qualcuno ancora in città non abbia capito la potenzialità di questo evento e non ci supporti paradossalmente nella promozione attraverso i loro sistemi, parlo di operatori qui presenti, attraverso i loro sistemi, di un'opportunità di vendere i propri prodotti, le proprie camere, le proprie disponibilità, i propri alberghi, i propri ristoranti in occasione di questa manifestazione, perché arriveranno gente da ogni dove a livello europeo. Provoco perché devo scuotere la coperta, guardo, mi piace così guardare un po', guardarmi intorno sul territorio. B&B promuovono la Trieste Piscina, questo è incredibile, le case vacanze stanno vendendo il prodotto Trieste Piscina perché hanno capito che se vendi un prodotto fai venire il turista e occupano la camera, bravi, ma deve essere il sistema, deve essere il B&B che con rispetto fa parte dell'ultimo gradino del sistema. Il comparto del turismo, se vogliamo rimanere sul comparto delle licenze e dei dati, e poi chiudo, noi come amministrazione comunale rilasciamo la media di 5-6 concessioni turistiche alla settimana, non più tardi dell'altro ieri un imprenditore si è presentato presso i nostri uffici per presentare tutta la documentazione per la realizzazione di una realtà di 38 unità per servizio turistico. Viceversa, il comparto del commercio purtroppo ha il trend esattamente opposto, ogni giorno arriva molto. Allora signori, dobbiamo capire che la potenzialità del turismo nella città di Trieste sta funzionando, può funzionare e deve funzionare, ma noi dobbiamo gestire questo trend positivo. Se non riusciamo a far questo, non abbiamo capito nulla, stiamo perdendo tempo. Mi fermerei qui, raccolgo il sasso lanciato dal presidente di Provo. Il comune di Trieste ha la necessità di un braccio operativo perché burocraticamente la pubblica amministrazione è estremamente complessa, c'è bisogno di una realtà snella. Il problema è come coniugare con le norme purtroppo esistenti affinché nel trovare un soggetto che sia sufficientemente, può essere ovviamente, deve essere la Promo Trieste, ma deve coniugare l'aspetto giuridico ovviamente affinché tutto funzioni in maniera lineare ed ottimale. Signori, credo che vi interessi molto di più il dibattito piuttosto che i monologhi che poi diventano noiosi. Grazie. Grazie. Altri argomenti, altre tematiche gettate nel nostro pentolone, ha parlato di cultura, io pregherei il sovrintendente dottor Stefano Pace di... Mi fa piacere che tutti abbiano scelto l'esposizione a braccio, è molto meglio di una relazione scritta. Dicevo, è stata tirata in ballo la cultura. Io vorrei solamente aggiungere una cosa prima di parlare del Teatro Verdi, della lirica, perché è stata solamente sfiorata da Marusà prima, ma io credo che il set triestino, non solamente delle fiction Rai o Mediaset o Sky, ma anche dei film, Tornatore, Salvatores, solo per citare registi da Oscar che si sono innamorati di questo nostro set, è un capitolo che va cavalcato e va sfruttato. Ci sono paesi, ne cito uno per tutti, la Svezia, dove a Stoccolma si organizzano degli appositi tour per andare a vedere le location dove sono ambientate romanzi e poi serie televisive sulla giallistica scandinava. Dico questo perché passeggiando in Piazza Unità d'Italia alcune settimane fa ho beccato una comitiva che diceva, davanti alla prefettura, che diceva: vedi, questo è il tribunale di Trieste. Perché? Perché era la location scelta nella fiction di Sebastiano Somma, Un caso di coscienza, come tribunale. Ecco,
mi sono avvicinato e ho permesso di dire che proprio non era il Tribunale, che era da un'altra parte, era il Palazzo del Governo, però per indicarvi come ormai questa città negli ultimi anni, e non parlo solamente negli ultimi mesi, nell'ultimo decennio, sia salita la ribalta e venga riconosciuta soprattutto per questa attività. Quindi nella speranza che non si commettano le gaffe che si erano in parte commesse anni fa, cancellando e mortificando il finanziamento e l'esistenza di Film Commission, io credo che anche questo, anche il cinema, la televisione, le fiction ambientata a Trieste rientra nella cultura. Chiedo scusa al sovrintendente, l'ho fatto aspettare in piedi, ma mi pareva l'aggancio giusto parlare di questo quando introduciamo l'aspetto culturale di questa nostra chiacchierata. Prego, mi scusi ancora. Allora, buonasera a tutti, signore e signori, vicepresidente, e grazie dell'occasione che mi è stata data di parlare un po' di cultura. Ci sono tre cose importanti che ho individuato arrivando qui a Trieste, straniero totale, straniero praticamente da 22 anni fuori dall'Italia. E gli elementi importanti sono quelli della sinergia, della continuità, ma soprattutto della qualità. Se, come il Teatro Verdi fa parte di un sistema che è quello del turismo, che sia turismo culturale, gastronomico, semplicemente ambientale, è vero però che rimanere nel campo specifico, troppo specifico della propria attività non aiuta. Lo sforzo è stato quello di portare il Teatro Verdi di Trieste al centro della città, cioè fisicamente c'è già ed è una situazione invidiabile, ma è stato quello di aprire e di creare delle sinergie. Uno degli esempi, Michia lo sa benissimo, quando c'era la Barcolana il teatro chiudeva, perché dice tanto, non vale la pena, quella gente lì non interessa il teatro. Abbiamo dimostrato che non era così, così come l'abbiamo fatto con altri teatri. Portare e aprire il teatro anche ad altre forme di espressione è una cosa importante, perché ampliamo il pubblico. Noi abbiamo cominciato a fare pubblicità, il marketing è una cosa importante, noi abbiamo cominciato a fare pubblicità nel cinema, con i metodi di cinema, facciamo dei videoclip, abbiamo dei manifesti che sono da cinema, cioè dobbiamo prendere tutto quel pubblico che non è già drogato di opera, perché quello ce l'abbiamo già, diminuisce, sale, non è quello. Però siamo un elemento che è molto importante per il turismo, per il turista. Il turista viene in Italia perché l'opera lirica è uno degli elementi proprio identificativi dell'Italia. Se uno va all'estero, in Francia, in Germania, in Inghilterra, paesi dove sono state, più della metà del repertorio di quello che viene rappresentato è italiano. E quando i turisti vengono in Italia, vengono per vedere non solo l'opera, ma vedere in particolare l'opera italiana. E lì c'è il problema sulla varietà che invece il Ministero ci richiede, che bisogna far vedere tante cose. In realtà la realtà vera è che l'opera italiana probabilmente è la più bella ed è quello che tutti ci richiedono. Nel 2015 il Teatro Verdi aveva una media di spettatori per la stagione 15 di 770 persone, spettatori a serata. Siamo passati nella stagione 2015-2016 ad una media di 830, siamo attualmente, dopo il quinto spettacolo di questa stagione su 8, a una media di 1050. Cioè in due stagioni abbiamo avuto un aumento, un incremento di circa il 36-37%, è una cosa importante, probabilmente l'abbiamo perso anche prima, però è anche vero che questo va di pari passo con un aumento del numero degli spettatori che vengono dall'estero o da altre città. Noi abbiamo aumentato circa il 20-25% il numero degli spettatori che vengono dai paesi limitrofi, in particolare dall'Austria. Abbiamo delle collaborazioni molto importanti con delle agenzie austriache. È vero anche che abbiamo cominciato a produrre una qualità di spettacolo, di interpreti che è aumentata, che parla quindi a un pubblico che viene dall'estero, ed è evidente che in una città come quella di Trieste, che ha 205.000 abitanti, il numero di spettatori nel
l'anno 2016 in totale è stato di 77.000, quindi quasi il 32%. Se Milano la facesse la stessa cosa dovrebbero costruire quattro volte la Scala per farlo. L'unico teatro che diciamo ha dei numeri senz'altro migliori è la Fenice di Venezia, che fa 145.000 spettatori per 55.000 residenti. Hanno 20 milioni di turisti che passano di ogni anno e che vanno alla Fenice, che è un bellissimo teatro, ma il nostro non è da meno, solo per farsi il selfie all'interno della Fenice, come se lo fanno all'interno del Teatro Verdi. Abbiamo triplicato le visite di gente che viene solo per vedere il Teatro Verdi. Allora, tutto ciò noi lo stiamo facendo con un grande sforzo personale. Io dico che ho l'impressione sempre di spingere un carro in salita, appena tolgo le mani vengo travolto. E quindi è importantissimo avere un sistema che sia proprio integrale, integrante. Quando l'assessore Bucci dice che dobbiamo fare un grande evento al mese, io direi siamo più ambiziosi, facciamo la settimana, perché sono 50 eventi, due ce le prendiamo di vacanza, 50 milioni l'anno, 1 milione a settimana, è un investimento enorme. Il Teatro Verdi, e non lo faccio per piacere perché ci siamo riusciti, noi siamo riusciti a fare tutto ciò negli ultimi 2 anni perdendo qualcosa come 1,2 milioni di sovvenzione pubblica, che rappresenta il 6% del nostro budget, e producendo il 30% di più. Non so per quanto tempo ci riusciremo, ma lo sforzo è quello, ed è stato quello di coinvolgere tutte e di essere coinvolti e di dare comunque ascolto a tutte le realtà, diciamo cittadine, anche extra cittadine, nel tentare di creare un sistema. Non abbiamo un sistema che ci permette ancora adesso di diffondere tutte le nostre, la nostra stampa pubblicità, per esempio con gli alberghi, riusciamo a farlo solamente a quello del centro, a volte lo facciamo in maniera molto artigianale, io stesso porto i volantini all'aeroporto, al chiosco lì del, perché non c'è nessuno i veri, quindi li porto lì. E però direi che queste attività, il fatto di interessarsi come abbiamo fatto 2 anni fa, non quest'anno, per esempio di creare una joint venture con proprio l'olio, con la Barcolana o altre cose, hanno smosso qualcosa, hanno creato dei piccoli legami. Il problema poi è la continuità, quest'anno poi non si è fatto. Cioè, è come una scala, se uno fa una scala e tutti gli anni ci sono sempre gli stessi gradini, è facile salirla. Se uno comincia a togliere dei gradini, l'anno successivo poi bisogna saltarne 3, bisogna saltarne 4, diventa faticoso. Quindi mantenere la continuità è una cosa estremamente importante. E poi direi una cosa, c'è quasi un terrore in questa città di sbagliarsi. Allora, piuttosto che sbagliarsi non si fa niente. Io preferisco sbagliare e poi correggere, piuttosto che stare lì e dire, beh, non ho fatto errori. Così si muore. Ed è la cosa più importante. Io vedo tante polemiche, sono stato il primo io coinvolto, la polemica che è scoppiata sulla Trikovic. Stiamo parlando del Cavallone, eccetera. Insomma, bisogna capire e sapere cosa si vuole, cioè se si vuole vedere ai prossimi 20 anni o ci si vuole cullare nei prossimi 50. Cioè, per te è facile, gli ultimi 50 non sono i tuoi. No, effettivamente non sono i miei, ma per me non esistono neanche i miei gli ultimi 50, io dai prossimi 20. E i prossimi 20 sono quelli dei figli, dei nipoti, non sono i nostri, che se ne vanno e che se ne devono stare fuori. Vi dirò una cosa, mi è arrivata una lettera 3 giorni fa di un giovane italiano che ha fatto molte esperienze all'estero, soprattutto in Inghilterra e in un teatro di Leeds, e che mi ha chiesto come poteva contribuire a rilanciare il sistema teatro italiano con la sua esperienza, perché aveva voglia di tornare in Italia. E io ho chiesto, la cosa migliore che devo fare per contribuire a ciò è rimanere là dove sta, perché non ci sono le condizioni. Purtroppo non ci sono le condizioni, quindi vanno create queste condizioni. Il turismo, e in particolare a Trieste, c'è una grande, noi lo vediamo anche nella nostra sala, io vedo sempre di più gruppi, e essere accoglienti nei confronti del turismo è abbastanza semplice, passa dal mettere i sottotitoli in inglese, che non erano stati mai messi, non si è mai fatto, non ho scopo,
e mettere qualcuno al botteghino che parla inglese, che sa spiegare che cosa si sta facendo. Poi adesso ci siamo presi, abbiamo preso il po', come si dice, abbiamo fatto la testa un po' più grande, abbiamo addirittura il sito del teatro in giapponese. Ma non è un vezzo, è il fatto che abbiamo scoperto che c'era una grande comunità di giapponesi in regioni, di gente che passava. In Giappone Trieste è molto conosciuta, ci sono stati dei film che sono stati girati, che certe attività che noi abbiamo fatto proprio con il Giappone, con la Corea, con la Cina, stanno creando le condizioni di una curiosità per venire, perché passa il fatto che a Trieste si vive bene. E diciamo che questo sito giapponese sta creando un legame che è fortissimo. Io sono sempre stato aperto perché anche i nostri contatti nel teatro fossero condivisi. Quindi, per dire poco, il turismo di tutti i tipi e noi come esponenti della cultura, ma in particolare della cultura musicale, non ci sottraiamo al fatto di essere un elemento importantissimo per il turismo e che può dal turismo trarre beneficio. È una simbiosi. I nostri i ristoratori intorno alla piazza del teatro sono venuti tutti felici a dirci che avevano aumentato, da quando abbiamo cambiato la programmazione, il tipo di affluenza nei loro ristoranti, soprattutto la sera. Noi siamo stati molto contenti che la sera ci sono dei ristoranti che rimangono aperti, perché se no non c'era questo scambio. E quindi penso che si potrà fare molto, c'è ancora tantissimo da fare, e sono convintissimo che da tutto questo non potrà venire che un beneficio per tutti. Quindi non vi tedio oltre, venite a teatro. Bravo. Grazie. Io mi permetto di aggiungere una cosa. Uno, credo di interpretare anche il pensiero di Umberto Malusà. Credo che una delle ragioni per le quali spendiamo queste ore in questa sala di questo albergo sia quello di gettare le basi perché questo incontro poi non sia fine a se stesso, ma si crei, come la chiamano, business community, si crei l'occasione poi per continuare a parlarsi una volta finito questo incontro, perché le idee sono perfette, sono valide. Se poi però si fermano a livello di idee, se poi il sovrintendente non ha modo di confrontarsi col comune piuttosto che con Promo Trieste, piuttosto che avere la possibilità di trovarsi attorno a un tavolo per stilare un calendario estivo, autunnale, invernale di quelli che sono gli eventi, per poi far sì che questo possa essere venduto, resta fine a se stesso. Ecco, l'occasione di incontri come questo credo che possano sollecitare poi questo tipo di iniziative. Parliamo di sport, Mitia si avvicina alla sua postazione, lo guardo con invidia perché se sono vere le cifre che girano, non per gli organizzatori o per la questura, ma per tutti, lui fa in una domenica gli spettatori che una stagione di basket, dobbiamo fare 20 partite di playoff per arrivare ai 100.000 che seguono la Barcolana la domenica. Quindi diciamo che idealmente tutto il mondo dello sport si identifica nella Barcolana, anche se ci sono, magari poi avremo modo di parlarne velocemente, anche altre realtà che hanno la possibilità di catturare nel target dell'uno o due giorni che è la presenza media in città, degli appassionati che possono venire in questa città anche per seguire altre discipline che non siano la vela. Mitia. Grazie Giovanni Marzini, buonasera a tutti, grazie al presidente di Promo Trieste, del consorzio Promo Trieste, perché credo che in questi mesi abbia lanciato diversi spunti, abbia ragionato di strategia tramite un comitato di indirizzo che credo sia un luogo in cui appunto ci si ritrova, si ragiona laicamente, anche scontrandosi, ma per individuare una rotta. Diceva Giovanni Marzini, parliamo di sport. In realtà io dico ormai parliamo di turismo quando si parla di Barcolana, perché abbiamo commissionato qualche settimana fa alla SVG una customer care su Barcolana che presenteremo ampiamente la prossima settimana, ma voglio partire da un dato che è secondo me più interessante. Campione Friuli Venezia Giulia, quindi abitanti Friuli Venezia Giulia. Domanda: l'importanza della Barcolana.
Secondo lei, quanto è importante la Barcolana per incrementare? Le ipotesi erano il turismo a Trieste, la vita sportiva della città, il turismo in Friuli Venezia Giulia, il commercio, la vita culturale della città. Il dato sorprendente è che Barcolana, sulla base di questa delle risposte raccolte da SVG, per il 98% degli intervistati incrementa il turismo a Trieste, non lo sport, quindi anzitutto un evento turistico. Ma il dato ancora più interessante è che per l'88% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, non di Trieste, Barcolana aiuta a incrementare il turismo in Friuli Venezia Giulia. Solo l'85% dice incrementa l'attività sportiva in città. E ultimo, ma non ultimo, dato dal mio punto di vista molto interessante, secondo il 77% degli intervistati, Barcolana incrementa la vita culturale della città. Allora, credo che la risposta alla prima domanda, cioè i grandi eventi servono da un punto di vista di sviluppo turistico, è sì, servono, a condizione però che siano effettivamente dei grandi eventi. E quando si parla di grandi eventi non si fa riferimento, credo, a un dato quantitativo, non bisogna far commettere l'errore di guardare solo all'affluenza e il numero di persone che arrivano. Certo, il dato quantitativo è fondamentale dal punto di vista dell'incoming, un evento è grande se è capace di realizzare un incoming turistico, e da questo punto di vista abbiamo lavorato in questi 3 anni di mia presidenza in Barcolana per trasformare quella che era appunto una regata con qualche evento collaterale importante intorno in un, come ricordava giustamente, lo ringrazio l'assessore Bucci, in un festival del mare che dura 10 giorni. L'anno scorso, anche per un po' di fortuna, siamo riusciti ad anticipare il concerto di Alvaro Soler nel primo fine settimana di ottobre, era il primo ottobre. Risultato, tasso di occupazione degli alberghi nel primo ottobre del 2016, dato di booking, pari al 77%, esattamente in linea con il secondo fine settimana. Investimento eccezionale, perché è stato il concerto più economico di Barcolana, pensate un po', e abbiamo avuto, noi abbiamo detto, perché siamo molto cauti e rigorosi, 20-25 mila persone, probabilmente erano 35-40 mila. Quindi certamente il dato quantitativo è importante, ma credo che sia fondamentale, il discrimine lo fa, un dato qualitativo, perché poi ai numeri si arriva dopo un po'. All'inizio come si fa a scegliere tra a livello di allocazione delle risorse, anche il decisore pubblico, che poi tornerò sul punto, sono necessarie soprattutto al momento della start-up le risorse pubbliche, poi quando l'evento cresce riesce a aggregare anche capitali privati, sponsorizzazioni privati, però all'inizio bisogna fare delle scelte e queste scelte devono essere secondo me indirizzate sulla base della qualità, che io interpreto come coerenza con una narrazione della città. Barcolana è talmente coerente con la narrazione della città che Trieste è diventata la città della Barcolana, con tutte le polemiche conseguenti. Io dopo quel convegno dell'anno scorso dissi: ma togliamo città della Barcolana, ma mettiamo città del mare, che non significa escludere la scienza o la cultura, ovviamente, ma è un elemento identitario intorno al quale stanno altri elementi. La cultura lo è senz'altro, e consentitemi da questo in questa sala di levare un grido di dolore per la chiusura di un caffè storico. Noi parliamo di turismo e assistiamo in queste settimane alla chiusura di un caffè che era il caffè di Joyce, cioè Pirona, per cui verrà smantellato tra qualche settimana quel caffè stupendo, magari verrà acquistato da una boutique a Milano per 4 euro, ma questo perché evidentemente non c'è stata la sensibilità di tutelarlo. Abbiamo delle realtà, delle librerie, esco evidentemente dalla Barcolana, entro nella cultura, ma cerchiamo di essere più orgogliosi di quello che abbiamo, delle ricchezze straordinarie, di valorizzarle, di non svenderle. E torno al tema dell'identità. La cultura. Mi fa piacere quel dato del sondaggio, perché è da 2 anni che, grazie alla sensibilità dei teatri in particolare,
di Stefano Paci siano riusciti a portare appunto il mare dentro al Teatro Verdi e non solo, cito La Notte Blu dei Teatri, che ha coinvolto per la prima volta 5 teatri cittadini in una kermesse, in una maratona con linguaggi evidentemente diversi, in cui si celebra l'elemento in cui i triestini si riconoscono. E questa è una peculiarità della città, quel rapporto immediato che veniva citato all'inizio. In altre città il mare è una rimozione, in questa città il mare è parte fondamentale della vita, da quando il bambino ha un anno viene buttato in mare dall'istruttore. E pazienza se piange, pazienza, imparerà a stare nel suo ambiente. Qualità però significa, terzo aspetto, anche capacità di far rete. Un grande evento è quello dentro al quale ogni attore del territorio, pubblico e privato, trova uno spazio per realizzare dei progetti. E' a quel punto che si riesce ad attirare finanziamenti. Cito degli esempi. Land Rover, che è un nostro sponsor, piace far parlare di uno degli sponsor, ma ha utilizzato Barcolana per un'attività di marketing. Hanno presentato nel 2016 al Salone degli Incanti, un palcoscenico stupendo, in anteprima nazionale, una vettura, l'ultima nata in casa del Rover, invitando 500 giornalisti che certo hanno parlato della macchina, ma hanno parlato anche di Trieste, hanno parlato del Salone degli Incanti, hanno parlato della Barcolana. Quindi capacità di far rete, capacità di innovazione nella creazione di una secondo tema, vado per punti, fondamentale quello della sostenibilità, evidentemente delle risorse, che sono un punto importantissimo. Devo dirvi, per rispondere in qualche modo alle provocazioni di Umberto Marusà, che Barcolana, a proposito di contributi pubblici e delle polemiche ricorrenti sui contributi pubblici, restituisce in imposte dirette e indirette il 114% di quanto riceve da enti pubblici. Dato 100 a SBBG e Barcolana SRL, queste due persone giuridiche restituiscono 114 alle istituzioni pubbliche. Quindi valore aggiunto importante. Secondo aspetto indotto, solo, parlo esclusivamente di SVBC più Barcolana SRL, lasciano ogni anno sul territorio circa 2 milioni di euro di investimento diretto tra fornitori di servizi, professionisti e così via, che rimangono in questa città. E poi c'è l'indotto. L'indotto che porta legittimamente, intendiamoci, gli operatori turistici a sfruttare Barcolana. Se noi vediamo, c'è un caso che mi ha colpito in particolare, un delta delle tariffe tra l'ultima settimana di settembre e la seconda settimana, il secondo fine settimana di ottobre. Arriviamo a alberghi, strutture alberghiere, non parlo di strutture centrali, parlo di periferia, parlo di estrema periferia di Trieste, che quintuplicano le tariffe. Sono contento, intendiamoci, non intendo far polemica. Il punto è capire che Barcolana, e qua è l'elemento fondamentale secondo me, è cresciuta tanto, ha investito tanto in 3 anni, ha raddoppiato il suo volume, incrementato sensibilmente l'incarico, ha incrementato l'esposizione televisiva, 45 ore di televisione in occasione della Barcolana, 3 ore di radio nazionali, radio Rai, l'unico evento oltre all'internazionale di tennis che ha una media partnership strutturata con Rai. Quindi è stato fatto un lavoro straordinario, ma attenzione, questo lavoro straordinario è stato fatto grazie al volontariato. Se noi dovessimo remunerare il lavoro che ci sta dietro, che sta dietro Barcolana, non riusciremmo a sostenere questo evento, che è una ricchezza per la città. Quindi Barcolana non esiste come il Molo Audace, e là c'è Barcolana, no. Dietro
a questo evento, dietro a questi numeri, dietro a questo valore aggiunto, a produzione di ricchezza, c'è tanta intelligenza, c'è tanta passione e c'è tanto volontariato. E quindi oggi c'è un tema di risorse per crescere ulteriormente, per consolidare, per aggiungere qualità, perché la Notte Blu, cito la Notte Blu come il modello in qualche modo di commistione tra linguaggi diversi, ha bisogno di investimenti per portare più qualità, evidentemente. E allora io credo che su questo dovremo anche, grazie alla centralità di Promo Trieste, trovare delle forme di supporto, ma tutti assieme. Siamo appunto, consentitemi, perdonatemi di nuovo la metafora nautica, sulla stessa barca. Cerchiamo tutti assieme un metodo per riuscire a far sì di riportare anche quest'anno un concerto di primissimo rilievo, il primo fine settimana. L'altro anno ci è andato bene perché abbiamo pagato pochissimo quel Soler che poi è diventato quel che sappiamo, ma quest'anno non possiamo ripeterlo, nel 2018 sarà il 50°, non possiamo ripeterlo. Allora io non chiedo alle istituzioni pubbliche che vivono un momento di difficoltà e che ciò nonostante ci stanno vicino e ci supportano in tutti i modi, ma chiedo anche agli operatori del settore, agli operatori alle aziende triestine, di trovare una forma in qualche modo di compartecipazione, non per arricchire Barcolana, che non si arricchisce, ma per far crescere questa manifestazione. E credo, concludo, che le parole chiave che sono fondamentali nella mia esperienza per riuscire a cambiare passo anche sul versante del turismo in città, perché i dati sono incoraggianti, ma si può far molto di più, si può far meglio, sono professionalità, bisogna riconoscere le professionalità e valorizzarle, sono innovazione, dobbiamo avere il coraggio, non aver paura di fare sempre le stesse cose, avere il coraggio di investire anche su iniziative nuove, e la terza è ambizione. Non siamo una città qualunque, non siamo una città di provincia, meritiamo di più, crediamoci. Grazie. Ci ha messo la passione che si riserva ad una creatura che si è fatto crescere negli anni. Mi hanno insegnato mai rinunciare a una battuta e quindi non rinuncio. Hai fatto bene a precisare che si è parlato più di turismo che di sport, perché vedendo la partenza di certe barche con damigiane e scolapasta al seguito si fa poco sport durante la regata, soprattutto se non c'è vento, ma è soprattutto più che una regata, più che sport, è veramente la festa del mare e la festa della vela e, grazie a Dio, anche la festa di una città. Adesso non vedo l'ora di presentare Francesco Comotti, perché finalmente ci spiegherà cosa vuol dire destination manager, perché l'impressione che si ha da una traduzione letterale è che lui sia un manager che sceglie la destinazione delle persone dove devono andare in vacanza, ma credo che non sia proprio così. Francesco. Grazie. Prima di tutto grazie al Presidente di avermi invitato. Io faccio circa 2 o 3 conferenze a settimana, ma vi posso assicurare che farla qua a casa è sempre una bella emozione, per cui grazie Presidente e grazie di avermi introdotto oggi. Il turismo è un po' come il calcio, siamo tutti capaci, no? Cioè, quando sono i mondiali tutti fanno gli schemi, tutti fanno, danno consigli, scelgono quale sarebbe la formazione migliore. E così è anche appunto un po' nella nostra città, ma un po' dappertutto. Se vogliamo usare la stessa metafora, il destination manager è colui che allena i vari partecipanti a questa competizione, perché di fatto, come ha ricordato l'assessore, è un business, e quindi la squadra che va in campo deve essere la squadra migliore, ma deve essere anche coordinata e allenata. Come nel calcio, ci sono degli ottimi portieri, ci sono degli ottimi attaccanti, ma non sono intercambiabili. Se noi prendiamo Buffon e lo mettiamo in attacco, probabilmente non segna. Se prendiamo Ronaldo e lo mettiamo in porta, probabilmente non segna. Dice solo di noi. Ecco, io faccio questo tipo di lavoro ormai da 30 anni, faccio l'allenatore delle squadre e coordino a livello di marketing e di comunicazione le destinazioni nel loro complesso. Sono partito a Trieste
grazie a Luca Biaggi che mi ha dato la possibilità di partire come professionista. In questo momento lavoro per la Comunità Europea dopo un lungo percorso che mi ha portato in giro un po' per tutto il mondo. Giusto perché sono il meno famoso di questa di questo palco così importante. Parlando invece di eventi, tutto aiuta, perché qualsiasi tipo di apporto che dia valore alla città aiuta. Però è evidente, è stato ricordato, che le risorse pubbliche, a cui abbiamo sempre fatto molto riferimento, sono sempre più in calo. Per cui la logica è quella di andare a fare azioni che abbiano una ricaduta effettiva sul territorio. Andare a monitorare, a valutare quelle che sono le azioni che vengono fatte, sia in termini di ricaduta economica, e mi piace l'approccio che ha avuto il Presidente di andare a dare esattamente i dati di quello che è l'impatto di un evento, sia la ricaduta dal punto di vista comunicazionale, perché di fatto questo è un valore, è un valore che la città si dovesse acquistare, la città piuttosto che la regione, si dovesse acquistare in termini di tariffe, avrebbe delle cifre fuori logica. 45 ore. Provate a pensare cosa costa una diretta televisiva, andate a monitorare cosa costano 45 ore in cui si parla di Vela, ma si parla anche di Trieste. Allora, perché e come andare a valutare gli eventi da sposare? Qui a me piace sempre usare delle metafore, comunque degli usi un po' grotteschi. Perché Trieste non diventa la prossima candidata alle Olimpiadi invernali? Vuol dire, l'ha fatto Torino, che non è che sia tanto diverso da noi. Ma perché lì dietro c'è una scelta politica, e nel caso specifico stiamo parlando di un grosso investitore, che era la Fiat, perché di fatto le Olimpiadi invernali di Torino erano state fatte per spingere alcuni meccanismi, è che c'era una logica dietro. C'era un messaggio da dare, c'era una coerenza di un certo tipo. Tutti gli eventi dovrebbero essere coordinati in questo senso. Cioè, partiamo da capire qual è la città che noi vogliamo, qual è la Trieste che noi vogliamo per i prossimi 10, 15, 20 anni, e a quel punto andiamo a creare l'evento che ci aiuti a comunicare quella Trieste in maniera coerente. La Barcolana, che è il nostro esempio più evidente, è nata 50 anni fa ed è nata con uno spirito. Oggi ci troviamo in situazioni di necessità completamente diverse. Io sono orgoglioso quando vado in giro per il mondo e mi dicono: ah, Trieste, la città della Barcolana. Però quello che mi aspetterei oggi a Trieste, e non c'è nessun tipo di vena polemica in quello che sto dicendo, è uno schema di lavoro per i prossimi 10 anni, capire dove vogliamo andare, cosa siamo oggi e cosa vogliamo fare domani, con un certo tipo di coerenza. L'integrazione tra i vari sistemi economici del turismo è fondamentale, perché se noi non integriamo, se noi non coordiniamo, se noi non diamo un taglio specifico a quello che stiamo facendo, andiamo soltanto a spendere dei soldi. Noi abbiamo degli eventi che sono ormai consolidati, eventi che portano valore sia in termini economico che in termini di comunicazione. L'assessore ha accennato al fatto che noi dovremmo avere degli altri. Ben venga se c'è poi non soltanto la spontaneità di chi organizza gli eventi, che è fondamentale, ma anche una regia complessiva che sappia coordinare l'immagine della città, perché sono tutti questi eventi diventano fine a se stessi o addirittura conflittuali, perché andiamo a collidere sia dal punto di vista della clientela, cioè ci portiamo via dei clienti uno con l'altro, sia a perdere il grosso impatto comunicazionale che un coordinamento di un certo tipo dovrebbe dare. Andiamo però anche a definire quali sono le distinzioni tra eventi. Ci sono eventi che portano, che aggiungono valore alla nostra città, e sono eventi che abbiamo, però che poco portano dal punto di vista dell'innovazione turistica.
ci sono invece altri eventi che portano clientela, e non solo portano clientela, ma portano un valore aggiunto in termini di comunicazione, fanno conoscere il territorio a persone che prima non lo conoscevano, e questo ha un valore dal punto di vista economico. Mi viene in mente, e c'è Riccardo Novacco in prima fila, la Mitteleuropea Race, un'altra gara automobilistica che non può essere confrontata alla Trieste Ticina, ma perché entra in un turismo di nicchia che va a portare a un certo tipo di clienti in un periodo particolare, abbiamo detto, destagionalizzare, e quindi diventano strumenti di marketing territoriale. I grandi eventi come la Barcolana sono conosciuti ovunque, però condivido il fatto che non basti dire facciamo la diventare città del mare, cerchiamo di capire città di che cosa vogliamo essere, e all'interno di questo quadro generale andiamo a fare delle scelte di marketing specifico. Il Presidente prima parlava della, come dire, vicinanza anche dal punto di vista filosofico di quello che sta facendo Promo Trieste rispetto a quelli che sono i miei ideali. Io non sono di quelli che dice che il cliente è un portafoglio con le gambe. È una delle cose peggiori che ho mai sentito in 30 anni che faccio questo tipo di lavoro. Mi dà proprio la sensazione di voler sfruttare, di portare i miei soldi. Però di fatto concordo con l'assessore Bucci che il turismo è un business importante. Per le Maldive pesa il 100% di quello che è il PIL del prodotto, per Macao l'85%, per l'Italia il 13%. Però dobbiamo dare la possibilità al cliente di andare via da casa nostra contento, soddisfatto, riuscendo a trarre da lui il maggior beneficio, ma in una logica non di fregarlo, ma cercando di dargli quello che lui vuole, dandogli dei servizi, dandogli dell'organizzazione. Il mare è bello, le località, appunto, le hanno tutti. Quello che cambia è la qualità dei servizi che noi riusciamo a dare, perché soltanto attraverso la qualità il cliente ritorna. Non dimentichiamoci che oggi il meccanismo di andare a valutare il locale piuttosto che il ristorante, piuttosto che il bar, piuttosto che l'hotel, è legato moltissimo a quello che è l'effetto social. E l'effetto social diventa importante nella misura in cui noi diamo un valore aggiunto per cui il cliente è contento di spendere quei 10 euro in più. Uso un esempio, e qui chiudo perché credo sia importante poi il dibattito. A qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere. Il signor Flavio Briatore ha aperto in Sardegna una macchina da soldi che si chiama Billionaire. Ripeto, non do giudizi sull'uomo, do giudizio sull'uomo d'affari. Al Billionaire e al locale vicino vendono esattamente la stessa bottiglia di champagne che al Billionaire costa il doppio di quanto lo costa il sottovento. Non vende più il prodotto, vende tutto quello che c'è intorno. È questo che noi abbiamo la possibilità di fare se diamo un servizio migliore, se diamo una motivazione migliore, se diamo una leva per cui il cliente viene a Trieste ed è disposto, non gli stiamo rubando niente, ed è disposto a pagare il prodotto champagne ma anche tutto il servizio che c'è intorno. Questa è la grossa capacità ed è il grosso salto di qualità che il turismo triestino deve fare, e necessariamente ha bisogno di una forte spinta di orientamento politico e uno strumento operativo che poi la faccia diventare concretezza. Grazie. Grazie Francesco Comotti, io adesso mi ritaglio 30 secondi perché la pubblicità è l'anima del commercio, e perché voglio arrivare sempre nell'ambito della cultura anche a parlare dei festival che caratterizzano questa regione, e lo faccio perché da 14 anni sono nella squadra che realizza il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta e che negli ultimi anni sta progressivamente cercando di trasformare una semplice serata televisiva, anche se proposta proprio nei teatri, siamo stati al Teatro Verdi, siamo al Politeama Rossetti, dopo essere stati in Piazza Unità d'Italia, una serata televisiva ripresa da Rai 1, ma c'è un processo di trasformazione
da un unico evento di una serata ad un festival del giornalismo, perché credo che questa città abbia dato, non solamente per i quattro nostri amici che persero la vita nel 94, ma in generale ha dato molto al giornalismo. La prendo lontana perché voglio arrivare ai festival e voglio arrivare ad una città che è Pordenone, che è la capofila. Al di là di Pordenone Lecce, penso al Festival del Cinema Muto, penso a Dedica, penso alle Voci dell'Inchiesta, penso alle tantissime iniziative che hanno trasformato una cittadina, una volta industriale, in quella che è la capitale della cultura. E mi piace presentare Sergio Bolzonello non come vicepresidente della giunta regionale, ma come il sindaco che a Pordenone, con tre mandati, prego Sergio, ha costruito questo autentico miracolo, trasformando Pordenone, che è una città con un centro storico piccolissimo che si trasforma in una serie di palcoscenici, di eventi importanti in queste manifestazioni, e che quindi credo che potrà darci una chiave di lettura su come la cultura possa diventare trainante a livello turistico. Lo sta già facendo nella sua Pordenone, perché no, potrebbe farlo anche in tutta la regione, a Trieste in particolare. Grazie delle parole molto molto generose, ma insomma io oggi faccio un intervento molto poco da vicepresidente della regione, quindi da parte politica, lo faccio più da quasi tecnico del settore. Vorrei portarvi dentro in questi ragionamenti che ho sentito nei vari interventi comunque toccare. Ed è quello su cui mi sto cimentando da ormai 4 anni, proprio per la delega che ho, fra le tante, che è quella al turismo. E bene ha fatto, e lo ringrazio, il nostro ospite a citare il caso di Pordenone. Perché? Perché Pordenone è una cittadina che è sempre stata esclusivamente una città di fabbriche e di caserme. Questo era il nostro grande bacino, tuttora una città dove la manifattura è una manifattura una delle più forti della regione, se non la più forte sotto certi aspetti, il rapporto PIL cittadino manifattura è il più alto in regione, ma in questi anni, a partire dal 2000, ha iniziato un percorso di trasformazione complessiva che l'ha portata ad essere oggi, nel panorama italiano, la città con il maggior numero di festival e con un prodotto interno per la città più importante, cioè industria della cultura, cioè posti di lavoro e capacità di attrarre quindi in un piccolissimo territorio un'operazione industriale, tanto da far sì che nelle prossime settimane Pordenone si candiderà come capitale della cultura italiana, eccetera eccetera, esattamente come è successo a Pistoia, come è successo a Re, perché è su un progetto complessivo di territorio, perché è quello il dato che oggi noi dobbiamo andare in qualche modo a sottolineare. Allora, il primo dato è fare il sistema. Ho una serie di slide che ho usato in un'altra presentazione, e quindi fotografie, cose eccetera, lasciatele lì, ma è il concetto che voglio portarvi qui. Oggi, non mille anni fa, oggi, a mezzogiorno, io ho sottoscritto assieme a Cividale, Palmanova, Aquileia, Grado, un protocollo d'intesa in cui le quattro cittadine, hanno deciso loro, sotto una regia nostra, quindi della regione di promoturismo, ma loro hanno deciso di mettersi assieme per la promozione di tutta quella che è la loro capacità di rendere attrattivo un territorio. Quindi, primo dato, la necessità che il coinvolgimento dell'intero sistema territoriale ci debba essere. Se non c'è questo, o se c'è solo una parte, il progetto industriale è già fallito, ma ritornerò poi nell'ultima slide su questo. Il reperimento delle risorse per questo progetto ovviamente non può essere solo ed esclusivamente pubblico, l'abbiamo sentito da più interventi, ma deve essere pubblico e del mondo dell'economia. Attenzione, non dico del privato, del mondo dell'economia. Questo è un passaggio che non è
banale, è uno dei passaggi dirimenti rispetto a questo. Deve essere del mondo dell'economia, che crede che questa partita è una partita industriale, è una partita economica, è una partita che rende competitivo un territorio attraverso un piano industriale di sviluppo di un territorio. E secondo punto, la qualità dell'offerta, quindi tutto il sistema degli operatori che non possono essere fuori da questa partita. Il sistema degli operatori, che è il secondo punto, è assolutamente fondamentale, l'abbiamo sentito prima sia da Sassone Pucci, sia da Inizia, da, insomma, un po' da tutti, è il terzo pilastro perché questo progetto industriale possa funzionare davvero. Quindi il fare sistema, al di là della declinazione così che molte volte utilizziamo, significa esattamente, esattamente questo. La seconda, qui vado via molto veloce, è evidente che i grandi eventi sono all'interno di questa partita un qualcosa di molto importante, ma lo abbiamo detto, lo hanno detto un po' tutti, devono essere grandi eventi pensati, sfruttati, capaci di consolidare nel tempo la reputazione del territorio, essere in grado di dare sistematicità a questo evento coinvolgendo un qualcosa di molto più ampio. Da qui il ragionamento dei festival. Usiamo la parola festival per usare uno slogan quasi, ma è evidente che, come ha detto prima il presidente della Barcolana, la Barcolana diventa qualcosa di diverso rispetto a quello che era in passato. Diventa una proprietà del territorio che riesce a, in qualche modo, a traguardare l'evento stesso in una parte dell'economia di quel territorio. Prima il presidente Giallo dice: dobbiamo integrarci per il futuro. Noi a Pordenone, rispetto a Pordenone Lecce, poi ci torno per i numeri, perché poi vado sui numeri, vi do anche proprio numeri veri, cioè non... abbiamo fatto, l'abbiamo trasformato in una fondazione, e nella fondazione c'è dentro chi? La parte pubblica, quindi sicuramente il comune, sicuramente la regione, sicuramente una serie di stakeholders, ma c'è la parte privata. E la parte privata attraverso chi? Attraverso le categorie economiche, ovviamente. Camera di Commercio è la principale sponsor, la principale azionista di questa fondazione, in termini impropri azionista ovviamente, della fondazione. E poi ci sono tutta una serie di singoli imprenditori che ritengono che questa fondazione sia il veicolo per poter far sì che l'intero territorio abbia poi una ricaduta reale, abbia su questo territorio ci sia una ricaduta reale di tipo economico. Quindi un suggerimento, anche se non richiesto, il tema della fondazione potrebbe sicuramente, se il territorio intero, fare la fondazione per la fondazione non esiste, se il territorio intero ritiene che questa sia una partita da giocare, questa è un qualcosa che può essere sicuramente utile. Però tutto questo dove porta? Porta al fatto che a Pordenone come a Trieste, a Udine come a Gorizia, a Tarvisio come a Lignano, la maggior parte di tutti questi eventi, di tutte queste partite, non sono misurate. Per cui ognuno arriva e racconta la sua storia. E la sua storia è sempre più bella di tutti gli altri. E ha sempre una storia meravigliosa da raccontarti, i numeri, le cose, eccetera, eccetera. Quindi, misurare. La misurabilità dell'evento diventa fondamentale. Questa è un modello della SDA, della Bocconi, Super Expo 2015, l'abbiamo attuato su altre cose con un gruppo di amici a cui ci divertiamo un po' a fare un po' di cosine, no, insomma, ve l'ho messa lì per dire, ho usato questa per dire, o la misuriamo o parliamo non di aria fritta, perché non è vero, ma parliamo di cose che possono essere in qualche modo portate da una parte all'altra a seconda delle esigenze di ognuno. Questa è invece un qualcosa che vi deve interessare, ed è capire che eredità l'evento lascia rispetto al piano industriale, perché io ritorno sempre lì, e quindi capire come sui tre livelli, perché sono tre livelli di, naturalmente, di
manifestazione, c'è un tipo di manifestazione, un secondo tipo di manifestazione, un terzo tipo di manifestazione, come riuscire a fare un ragionamento sul volume d'affari, sul PIL dell'evento e sull'occupazione, su tutte e tre le cose, perché senza queste tre cose comparate noi non riusciamo a portare a casa un risultato che sia in qualche modo, come dire, che dia a colui che vuole mettere anche un euro su questa partita la capacità di leggere se quell'euro che mette lì sia utile oppure no, perché magari io imprenditore ritengo che il mio euro lo metto su un altro tipo di strategia, su un altro tipo di investimento, su un'altra partita. Quindi questo è l'altro passaggio, misurare e poi capire la realtà come secondo livello di misurazione. Vi faccio un paio di esempi. Ne ho fatto uno del 2002, questa è una cosa che uso quando faccio un po' di, quando mi diverto a fare un po' di queste cose, uno del 2002 e uno del 2014, ne ho pronti un paio anche del 2016, ma insomma adesso dopo questi due che sono quelli che avevo pronti. Mantova, quindi cittadina simile a Pordenone, 50.000 abitanti, anche il grande festival della letteratura di Mantova, come potranno leggere da questa parte, e Bologna, che invece è già una cosa molto simile a Trieste, quindi una cosa molto più strutturata, molto più importante, eccetera. In queste due mostre, i visitatori, a fronte di ogni euro investito per realizzare, hanno speso dai 14 ai 16 euro. Quindi abbiamo avuto un valore aggiunto, sempre a fronte di ogni euro investito, dai 5 ai 6 euro per visitatore. Se fonte è singola, che crea tutte quelle le varie ricerche rispetto a questi eventi, la media nazionale è quella di 2 euro per ogni euro investito. E questo lo vedete su due manifestazioni che sono state misurate. Ma questo cosa significa? Significa che io posso in questo modo andare dai miei interlocutori e fare dei ragionamenti un po' più ampi rispetto a quello che che vi dicevo. Vi ho portato però l'evento anche sportivo, Marcialonga, che è molto simile ovviamente alla Marcolana, un ragionamento molto simile a questo. Marcialonga fa 8 milioni di euro in una settimana grazie a 8.500 persone fra partecipanti, gare e accompagnatori, a cui vanno aggiunto poi, ho messo gli 11.000 ritorni nella volata in periodi diversi. Potete leggere, non c'è da niente nella slide successiva. Purtroppo lo faccio artigianalmente io, quindi ogni tanto mi perdo. Spesa dei visitatori, spesa totale 3.200.000, spesa dell'organizzazione 868, totale 4 milioni, fatto economico 6.300.000. Oggi io posso andare a fare dei ragionamenti e a dire: ragazzi, sulla Barcolana questo, chiedo questo. E se c'è una polemica, la polemica viene smorzata dall'ente certificatore, perché ognuno di questi grandi eventi ha un ente certificatore, che è la cosa fondamentale. Tu devi avere un ente certificatore terzo, perché se non hai il terzo che ti certifica questa partita, è chiaro che tu la giochi come vuoi. Questo è il Pordenone Legge, vi ho messo il 2014, perché questo è certificato, anche il 2015 è certificato, ma non ho fatto tempo a trovarlo. Il 15 è andato bene, meglio di questo, e il 16 è andato ancora meglio. Pordenone Legge fa 6.316.370 euro di montepremi che arriva cash, che entrano. Anche questo fonte Bocconi. Il ritorno è 7,27 euro. Ogni euro 7,27. Detto fonte Bocconi certificata. E diventa... è il secondo festival in Italia per produzione di ricchezza sul territorio. Però, ed è questo il però. Il però è questo, c'è uno studio dell'ASCO di Parma che ho trovato, che è molto interessante, devo dire, ce ne sono anche altri, ma questo era quello che era più semplice come dire, per riuscire ad avere dei dati subito leggibili.
noi possiamo fare turismo e grandi eventi in tanti modi, e qui lo vedete, io posso fare 44.000 cinesi una notte, girano, portano un indotto di 880.000 euro. Uno dice, però 880.000 euro, sì, però con 22 euro di media persona, che include solo il pernottamento. Con 300 tedeschi, Festival Verdi 2016, turismo culturale, 6 notti, genera un indotto pari a 413.500 euro, 230 euro di media persona. Quindi se sviluppo quel tipo di cosa, ecco lì il sovrintendente che ci ha raccontato prima una cosa, io ve la sto certificando in questo momento, vi porta 230.000 euro. 230 euro a media persona. Se ne ho 14 di neozelandesi che mi vengono per un turismo culturale food, cosa sì, certificata, è così, è successo, succede, 6 notti, un indotto pari a 23.000 euro, però con 274 euro media persona, spernottamento, pasti, distribuidate, biglietti, musei, degustazioni. E poi abbiamo un'altra partita, quella di un turismo fieristico legato ad in questo caso ho messo quello del Salone del Camper, 9 notti, un indotto pari a 2.430.000, 180 euro a media persona, che include prenotamento e pasti. Infine, la parte legata al convegni, 700 europei, 5 notti, 737.000, 210 media persona, prenotamenti, pasti, affitti, eccetera, eccetera. Questo per dirvi cosa? Questo per dirvi che evidentemente se tu fai un piano industriale serio per un territorio turistico, devi anche darti degli obiettivi e capire che tipo di soggetti vuoi sul tuo territorio. Io penso che Trieste, vengo nel caso specifico, sia il grande hub del turismo del Friuli Venezia Giulia. E abbiamo la possibilità su questa straordinaria città di fare e su un territorio più ampio, perché dobbiamo smettere di fare un ragionamento solo sulla città di Trieste, ma dobbiamo fare un ragionamento su un territorio molto più ampio, che va da Muggia e arriva fino al Colio e che quindi che ha una visione molto più significativa, perché non penalizza Trieste, dà maggiori opportunità a Trieste avere un retroterra che ti permette di avere più gente, non è che te lo penalizza. Noi quando abbiamo aperto nel piccolo il nostro festival a qualcosa, i nostri festival, ne abbiamo 6, a un territorio più ampio, abbiamo messo in condizione di avere maggiore opportunità per il territorio attorno, ma abbiamo avuto molti più ritorni poi per la città. Questo è un dato consolidato, un dato certo. Nuove tendenze. Questa vado via veloce, non mi centrerà niente questo convegno, però volevo dire che, attenzione, lo dico al sottoscritto, ahimè, e al mio amico Mazzini, che lui, palloneri e basketari, calcio, basket e volley, ragazzi, tutto bello, tutto giusto, ma maratone, ciclismo e trekking in questo momento fanno numeri che sono numeri, e se avete in questo caso vela qua eccetera eccetera, no, fanno numeri che sono altri numeri. Forse in sala ci sarà qualche maratoneta come me, sapete benissimo che quando andiamo a correre in giro forse vediamo camere, movimenti, giri, cioè vediamo cose veramente di grande livello. Dobbiamo tenerci anche il nostro amatissimo calcio, il suo amatissimo basket eccetera eccetera, ma oggi se parliamo di nuove tendenze, questa slide vedetela in questo modo. Attenzione, fossilizzarsi sullo stesso prodotto vuol dire morire. Bisogna avere il coraggio di guardare un attimo più in là. Cultura. Questa è un'altra slide che uso normalmente, ma insomma questa è quella complessiva. L'economia nazionale, leggiamo solo le ultime due robe, arriva a muovere 250 miliardi, equivalente al 17% del valore aggiunto nazionale. Questo è un dato certificato che abbiamo nel mondo, solo nel mondo della cultura. Questo è una slide sull'evento sportivo, la salto perché non siamo in un seminario, ma insomma, ma ha senso rispetto a tutto quello che ci siamo detti, che è come tutto il sistema deve girare attorno, evento sportivo, evento culturale, chiamatelo come volete, all'evento, ma se non ci sono tutti gli attori, manca una parte e inevitabilmente, anche da un punto di vista reputazionale, quell'evento salta, perché la reputazione di quell'evento sta in piedi e tiene se tutti assieme teniamo come sistema.
ed infine, eccolo qua, queste sono le conclusioni, è vero quello che ha detto il presidente di Promo Trieste e la provocazione di questo convegno. È vero, gli eventi culturali e sportivi sono una delle più grandi leve, ma questo lo sappiamo un po' tutti, ma ho cercato di mostrarlo certificandolo con numeri e con un piano che arriva da un piano industriale e con delle certificazioni, sono il vero marketing territoriale. Grazie. Presidente, fermatemi, fermatemi.